E andiamo su un tema più che altro politico, politico-economico, che è quello del super bonus. La situazione è esplosiva. Non usa giri di parole il vicepresidente dell'ANCE, Betti, intervenendo in audizione alla Camera, insieme ai rappresentanti delle altre categorie interessate, per spiegare in quale caos è precipitato il mondo delle costruzioni dopo lo stop al superbonus 110%. Il nodo più intricato è quello dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi, circa 19 miliardi di euro, che se non verranno pagati, avverte l'ANCE, metteranno a rischio 115.000 cantieri di ristrutturazione in tutta Italia, oltre a 32.000 imprese e 170.000 lavoratori, che raddoppiano se si considera l'indotto. Da qui la richiesta al governo di trovare una soluzione con la massima urgenza, con un provvedimento ad hoc. A sollecitare una revisione del decreto sui bonus edilizi è anche la CNA, che stima una possibile perdita di 50 miliardi di investimenti già dal 2023, mentre Confartigianato teme la distruzione di 47.000 imprese. Dagli artigiani ai costruttori, dai sindacati fino ai cosiddetti esodati del superbonus, sono tante le richieste e le soluzioni proposte per arginare l'emergenza. Dal regime transitorio da introdurre prima della scomparsa dello sconto in fattura alla tutela di incapienti e redditi bassi, fino ad un utilizzo selettivo dell'F24 per compensare i crediti maturati, soluzione quest'ultima gradita anche alle banche. Ma a puntare il dito contro il superbonus è la presidente di Assoimmobiliare, Silvia Rovere. Abbiamo visto da subito gli aggravi insostenibili per il bilancio dello Stato, ma anche le distorsioni che avrebbe e ha generato. Si è abusato del bilancio pubblico e ora non ci sono più i fondi per ulteriori interventi di rigenerazione urbana.